E ora lo abbiamo qui l'intervento del segretario nazionale della FIOM Rosario Rappa, a lui la parola. Nel Novecento me la sarei cavata dicendo sono d'accordo col segretario generale e quindi potrei anche evitare l'intervento. Siccome però siamo in una fase straordinaria in cui la crisi non sta lasciando niente come prima e chi si illudi che è passata la nottata si ritorna a come eravamo o peggio ancora, chi oggi ha l'ambizione, la pretesa di spiegare a tutti gli altri come si fa, credo che non si sta misurando fino in fondo quei processi che abbiamo davanti. Noi abbiamo processi devastanti che stanno riducendo in tutto il mondo, in Europa, in Italia, il lavoro in merce, i lavoratori senza diritti come elemento di competizione in ambito globale. Siamo appunto in una situazione, come spesso diciamo, a un 800, come dire, rinnovato. Il 900 viene tagliato fuori da quello che sta avvenendo. Allora io credo che serva, e io sono stato questi tre giorni con attenzione a seguire i vostri lavori, un elemento di riflessione, un pensiero lungo che al di là del contingente riesca a riprogettare un'idea, un pensiero di sinistra senza avere nessuno la spocchia di spiegare agli altri come si fa o di indicare strade che oggi, come dire, non sono ben chiare. Io credo che noi abbiamo questa necessità appunto di riflettere, ragionare, ma mettere in campo iniziative concrete. E per quello che ci riguarda come FIOM, siamo impegnati in questo elemento anche di elaborazione, ma anche di pratica concreta, lo dico così, già dal 96, col congresso dell'indipendenza, con un'elaborazione che vide tutto il gruppo dirigente della FIOM a partire e sotto la guida del compagno Sabatini, stabilimmo, ragionammo, forse incompresi, che come dire c'era la necessità di rimettere in campo una iniziativa autonoma e indipendente del sindacato, ritenendo che non c'era più un partito di riferimento e un partito, come dire, che in qualche modo rappresentasse la classe operaia. Noi siamo qua, noi siamo in una situazione e stiamo riflettendo, abbiamo avviato già una serie di riflessioni seminariali anche noi della direzione, il mese di febbraio faremo assemblee e attivi regionali in tutta Italia per ragionare su quello che sta succedendo e su cosa fare a partire dall'Italia. Cioè dire, siamo in una fase in cui abbiamo necessità di rimettere in moto un protagonismo della classe dei lavoratori, e di riaffermare la democrazia in questo Paese. Lo dicevo, ho sentito alcuni interventi, occorre che ci interroghiamo sul fatto che ormai il 60-70% di popolazione non va più a votare. E l'elemento, come dire, che ha ridotto appunto i cittadini, i lavoratori in soggetti che votano quando votano una volta ogni 4 anni e dopodiché tutto è delegato a, come dire, al governo e all'istituzione. C'è uno svuotamento progressivo della democrazia e dei corpi intermedi. Noi pensiamo, e questo diciamo l'elemento di elaborazione su cui stiamo riflettendo come categoria, come la FIOM, che senza un movimento di massa che irrompe nelle piazze, che rimette in discussione alcuni paradigmi, non ce la caviamo. Io credo
che la manifestazione del 25 ottobre promossa dalla CGIL, lo sciopero generale del 12, gli scioperi generali della FIOM hanno rimesso in campo una soggettività sociale con cui bisogna fare i conti, con cui il governo Renzi deve fare i conti. Noi andremo avanti, non è che l'approvazione del Jobs Act sancisce la fine di una battaglia per la riconquista di diritti e di democrazia in questo Paese. E abbiamo la consapevolezza, e questo diciamo, siamo indipendenti ma non indifferenti alla politica e a quello che si produce nel corpo del Paese, perché siamo in una fase storica, parlo per la mia generazione che come vedete diciamo, è già una generazione abbastanza alta, ma anche per quelle precedenti, in una situazione in cui non abbiamo più il contratto nazionale, non abbiamo più lo statuto dei lavoratori e non abbiamo un grande partito di massa che una volta era il PC, che in qualche modo, penso agli anni 50, riusciva diciamo, a dare una sponda politica ai lavoratori. E quindi la necessità di rimettere in campo una soggettività sindacale, sociale, che guardi alla politica in forme nuove. Io anche qua lo dico, io non so in questa fase cosa serve al Paese, non so se ci sono scorciatoie organizzativistiche che risolvono il problema. Io credo che dobbiamo lavorare a partire da subito a un processo, come dire, che faccia del protagonismo della gente in carne ed ossa, per quello che ci riguarda, del lavoro, dei diritti, del rispetto alla Costituzione, che viene continuamente calpestata, l'elemento di iniziativa comune. Io credo al contempo che, come dire, bisogna riaprire una riflessione fra di noi, lo dico, siamo compagni, ci conosciamo con parecchi di voi da tanto tempo, dobbiamo interrogarci anche sui fallimenti che abbiamo alle spalle, tutti. Tutti, dal movimento sindacale alle forze politiche, ai tentativi di ricostruzione che ci sono stati in questi anni e che sono miseramente falliti. Io credo che occorre non ripercorrere gli errori di questi anni o le scorciatoie che guardano alla politica bassa, fatemela dire così, e non al pensiero lungo che mette al centro dell'iniziativa e della costruzione di un'operazione politica i lavoratori, i diritti, i cittadini e non la sorte individuale di ognuno di noi, che è poca cosa rispetto allo scontro che abbiamo in campo. Quindi su questo percorso, se siamo d'accordo, appunto, ognuno nel proprio ambito continuerà questo lavoro di ricerca, di iniziativa, e siccome però non siamo un circolo culturale, parlo per il sindacato, ma credo anche per le forze politiche, il tema di cambiare qua ed ora le condizioni attuali, io credo che sia un altro dei temi che serve al Paese, che serve lanciare a quelli che voi volete rappresentare e a quelli che noi rappresentiamo del fatto che, come dire, non ci limitiamo unicamente a convegni e elaborazione, ma poi concretamente traduciamo in fatti concreti l'elaborazione, l'iniziativa e, come dire, non si può prescindere in questo da una capacità di mobilitazione, di conflitto per modificare le cose presenti. Grazie.